Ascolta Chilometro Zero, ben ritrovati dal Barcialli, da Sandro Mariottini e Massimo Zappetti con Arber Arapi, attaccante dello Spaiano che ringraziamo per la sua disponibilità verso Sport a Chilometro Zero. E per te Arber è un ritorno a casa? Sì, quest'anno sono ritornato dopo la piccola parentesi di l'anno scorso all'MC Valdichiana, sono ritornato allo Spaiano pieno di entusiasmo. Certo, anche perché tu ci hai trascorso 5 anni, hai vinto due campionati. Ho passato 5 anni bellissimi a Spoiano, dove dalla seconda categoria siamo arrivati fino a promozione. È stato veramente 5 anni intensi di gioia e l'ambiente, successo. L'ambiente, come lo valuti? L'ambiente è un ambiente fantastico, dove ti lasciano lavorare tranquillamente, dove sei veramente a casa, la gente è disponibile, ti sta vicino dal lunedì fino alla domenica che scendi in campo. Quindi poi su di te ci sono responsabilità particolari, perché te devi mettere a segno i gol. Sì, come sempre da attaccante si pretende quel qualcosina in più che vedrò di poter dare anche quest'anno. In carriera quanti ne hai realizzati? In carriera non lo so di preciso. Comunque immagino tanti. Sì, perché tanti comunque sia, soprattutto a Spoiano. È uno, un gol bello che ti è rimasto, che ti piace ricordare, qual è? Non c'è un gol di preciso, ogni gol è bello e poi l'emozione sembra ha la sua importanza. Martedì c'è stata la presentazione della squadra, quindi hai ritrovato, immagino, compagni che già conoscevi e nuovi. Ecco, qual è stata la tua impressione? L'impressione è stata bellissima, perché c'è un progetto fantastico fatto di tanti giovani che creano chiaramente ambizioni e un progetto nuovo su cui crescere anche negli anni. I vecchi compagni, per quanto riguarda i vecchi compagni, sì, è stato bello ritrovarli ed è stato molto bello conoscere anche i nuovi, che sono dei ragazzi bravissimi. Con il mister? Cioè per l'asso. Il mister è una bravissima persona, è il primo anno che ce l'ho, non l'ho mai avuto da nessuna parte. Mi hanno parlato benissimo di lui e sono contento perché è una persona su cui si può parlare e si può confrontare. Certo, adesso però bisogna, come dire, lavorare, perché... Sì, adesso rimane solamente il campo, lavorare, prepararsi per la preparazione e per l'inizio del campionato. Anche perché il prossimo campionato sarà più difficile, è già la prima categoria difficile di suo, poi se andiamo, se ce la immaginiamo, con meno partite diventa ancora più difficile, dove bisogna arrivare pronti e probabilmente vietato anche sbagliare. Sì, quello sicuramente, quest'anno è ancora più difficile perché ci sono molti pretendenti alla vittoria del campionato. Le partite saranno molto meno e saranno molto più intense. Bene, sicuramente li seguiremo. Io ti ringrazio per la tua disponibilità per il Sport a Chilometro Zero, come ringrazio il Barcialli per l'ospitalità di Alessandro Mariottini e Massimo Tappetti. Grazie a tutti. Grazie a voi per l'invito.